ragazzi, 3-1. E qua ho sofferto un po' perché questo coso flessibile, qua mi segnano tutti, Sichierdo, Takagi e Kramer che è un attaccante. Però, minchia raga, proprio gli ultimi 19 minuti della partita ho sofferto, ho preso almeno 5 simbarcate. Una mi hanno fatto gol, le altre hanno sbagliato, ha parato il portiere, però devo trovare un rimedio. O fino al 60esimo gioco con il modulo flessibile, poi proprio cambio. Perché poi basta, non corrono più, sono talmente morti perché si muovono in continuazione con il modulo flessibile che niente, smettono proprio di correre, hanno proprio la stamina talmente bassa che non a malapena camminano, perciò devo trovare un metodo, devo capire come fare, perché adesso tanto lo vedrete anche voi. Quante imbarcate che ho preso? Ho preso un botto, almeno 5-6. Se li facciamo tutti io questo avrei perso. Però vedete anche qua, si buttano tutti negli spazi. Quello ragazzi è un esterno, non è un attaccante. Però vedi qua, è proprio quando c'è uno spazio si butta. Il giocatore più vicino all'azione si butta, dice il spiegaco del modulo flessibile. Solo che poi lo vedrete adesso anche con gli highlights, madonna santa, a un certo punto ho smesso di correre tutti quanti, questi qua due passaggi li vanno davanti alla porta, e non è bello, perché ora è il Parma, voglio dire, sarà la Juve. Ah, comunque ragazzi, il Pescara ha Tadic Rinato, si è rimasto là, sono contentissimo, ha due giocatori che sono rimasti là, Rinati rimasti là, c'ha tutti, più che altro hanno fatto un calcio mercato di merda, hanno preso due giocatori, uno addirittura da me, un difensore ma di merda, e poi hanno preso un attaccante che conosco, finlandese, che sarebbe una riserva del Brighton. Cioè ragazzi, non lo so, io certe volte rimango basito dalle scelte del computer, mentre gli altri ci sono ancora tutti, qualcuno un po' più grandicello, tipo Haaland. Beh, contate, adesso qualcuno avrà sui 30 anni, qualcuno sui 25 anni, ecco perché è fortissimo il Pescara. Tadic, sono contento, è Rinato, è ancora là, 16 anni. Molto bene, sono proprio contento, sono. E anche Araguchi, che sarebbe... tra l'altro è un giocatore che adesso l'ha comprato una squadra in Inghilterra, perché... o tedesco, mi ricordo. È il capocannoniere della J-League passata, quella finita. Anche Araguchi è rinato ed è rimasto là. Contento, sono contento. Almeno il Pescara rimane... Insomma, devo un po' migliorare col calciomercato perché ho scoperto veramente... Infatti io ogni tanto vendo i giocatori ma non voglio vedere dove vanno a finire. Cioè, basta che me li levo dalle palle. E invece è andato al Parma, è andato. Cioè, al Parma, scusa, al Pescara. È proprio un difensore della regina, cioè esiste... Ma è scandaloso. Cioè, non c'è... Adesso qua ragazzi cominciano tutte le imbarcate. Qua adesso le vedete tutte. Qua vabbè, non so se può dire ho sbagliato, ho parato il portiere. Buh. Con un pallonetto e... Anche qua ragazzi imbarcata. Perché guardate, hanno smesso di correre tutti quanti. Ne ho presa una dietro l'altra, ne ho presa. Ragazzi, io poi ricomincio la sessione stasera, perciò questo è l'ultimo video del pomeriggio. Iscrivetevi al canale, che quando arriva a 1000 non c'è l'abbonamento al mio canale, con 1000 iscritti posso fare dirette. Mettete un like se il video vi è piaciuto. Niente ragazzi, forza regina e al prossimo video, un bacio del vostro Goku.